che regolano appunto l'autonomia della Regione ed il regime pattizio che la lega allo Stato. In questo senso, quindi, ritengo che l'autonomia della Regione stessa vada rispettata e che il provvedimento possa essere votato. Sì, grazie. E allora a favore la deputata Savino, prego. Sì, Presidente. Sì, per accodarmi alla richiesta dell'onorevole Fedriga, in virtù del fatto che questa discussione si basa oggi solamente e unicamente su un capriccio della Presidente Serracchiani, che intende, come suo uso, mettere la bandierina su un provvedimento che, nell'eventualità il referendum costituzionale di ottobre dovesse essere bocciato, vedrebbe la Regione Friuli Venezia Giulia l'unica regione in Italia a non avere più le province. Quindi credo che buon senso ci faccia ritenere di attendere l'esito del referendum. E di conseguenza chiedo, mi associo appunto a quanto chiedeva l'onorevole Fedriga, di rinviare questa discussione al risultato del referendum prossimo. Grazie. Sì, grazie. Allora, collega, adesso metto in votazione la richiesta di rinvio ad altra seduta. Dichiaro aperta la votazione. Archi. Catania. Caso. Bordo. Di Lello. Grillo. San Nicandro. Deputato. Deputato Zappulla, prego. Bene, ci siamo, hanno votato tutti. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 155 voti di differenza.